gente, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video e ragazzi, come avete visto dal titolo, sono molto molto felice perché Nadia Tempest ha lasciato un cuoricino al mio commento. Praticamente stavo guardando dei video su YouTube come mio solito e sono anche iscritto al canale di Nadia Tempest, che penso che ormai conoscerete un po' tutti perché comunque ha un canale di quasi 1 milione di iscritti, quindi cioè diciamo che è abbastanza grande come youtuber. E niente, seguo Nadia da circa un annetto e qualcosa, l'ho conosciuta grazie alle sue live su In Segreto e da quel momento appunto non ho più fatto almeno di seguirla perché mi fa davvero morire dalle risate, anche non essendo volgare eccetera. E ragazzi, oggi niente, stavo guardando il suo video, prima io ho lasciato un commento perché aveva caricato un nuovo video su In Segreto appunto delle figure di merda in vacanza. E quindi ho commentato lasciandole scritta una bella figura che abbiamo fatto io e una mia amica un paio di anni fa in pizzeria. E niente, io l'ho lasciata così, ho detto vabbè magari si fanno un 4 risate anche le altre persone nei commenti. E invece Nadia mi ha lasciato un cuore. E quindi questa è la mia reaction. Cioè praticamente sono veramente 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 ma veramente felice. Ho già detto veramente? Forse sì. E quindi niente, adesso vi faccio vedere il commento perché penso meriti appunto. E anzi ve lo leggo magari, poi metto tipo uno screen in sovraimpressione. Adesso vediamo. E boh, vediamo se magari mi ha anche risposto oltre ad aver lasciato un cuore. Torniamo sul video di Nadia Tempest e troviamo il mio commento. Allora, eccolo qua. Ok, ok, attenzione, Nadia mi ha anche risposto. Troppe gioie in 2 giorni consecutivi non si possono vedere, perché non so se conoscete EfremTube, ma anche lui mi ha risposto a una story su Instagram. E quindi io in questi 2 giorni sono la persona più felice sulla faccia della terra. E boh, io boh, cioè, così tante gioie in un solo momento. Gioie, presentatevi piano piano perché non sono abituata. Ok, adesso però ragazzi vi leggo il commento veramente. E le ho scritto: e poi ci siamo io e la mia amica che eravamo in pizzeria. Ad un tratto lei mi chiede di farle chiamare il padre per farci venire a prendere. Così le do il telefono e indovinate un po', la mia amica sbaglia il numero e ci troviamo a parlare con uno spagnolo. Cosa veramente accaduto ragazzi, se volete magari ve lo faccio raccontare dalla mia migliore amica qualche giorno. Lei fa: ma, pa. E il tipo: hola? Lei: ma chi è? Cioè, è proprio presa dal panico perché senti questo all'improvviso parlare spagnolo che ti risponde hola. Cioè, un paio di domande te le fai? E io: oh caspita, chi ha chiamato? Stacca. E niente, più la lei risaggio con la mia migliore amica. E voi mi è capitato? Like se anche a voi è successa una cosa così. E avevo lasciato questo commento appunto per farlo leggere a qualcuno e farsi fare 2 risate. E niente, non mi sarei mai pensata che Nadia lasciasse un cuore al mio commento, comunque che rispondesse addirittura, perché anche risposta ha scritto, ha messo delle faccine che ridono e ha scritto stacca. Ovviamente le ho risposto di nuovo dicendole oh mio Dio ti adoro con 2 cuori. Cioè io regà boh, veramente troppe gioie in una sola volta. Intanto il cane che abbaia. E niente, se Nadia dovesse mai iscriversi al mio canale YouTube o stesse guardando questo video a caso, ciao Nadia, ti adoro, sei davvero, davvero, davvero simpaticissima. E niente, ragazzi, io boh, penso che adesso posso morire felice. Ciccio Gamer mi ha risposto a una story. EfremTube mi ha risposto a una story. Nadia Tempest mi ha risposto a un commento. Surri mi ha lasciato un cuore in chat. Cioè, io boh, me ne posso andare anche, sì, quasi quasi mi butto dalla finestra, tanto ormai la mia vita è conclusa qui. E niente ragazzi, questo era un video molto molto semplice, tralasciando i miei capelli orrendi come al solito, oh mio Dio, ok. E probabilmente nei prossimi giorni, anzi a partire dal lunedì prossimo, usciranno tanti altri video che riguardano le mie vacanze, perché io appunto sarò appena tornata dalle vacanze o comunque tornerò a breve, e quindi vi caricherò man mano i vlog che avrò fatto in vacanza. Purtroppo non mi sono portata con me il computer, quindi non li potevo caricare direttamente da lì, e niente, quindi ve li farò una volta tornati a casa, ve li editerò e li caricherò man mano. Tra l'altro ragazzi, in descrizione trovate anche il link al canale che ho creato con mia sorella, dove abbiamo intenzione di fare degli scherzi, e tra l'altro penso che in vacanza avrò anche registrato qualche scherzo da portare insieme a lei, quindi mi raccomando dateci un'occhiata perché a breve usciranno anche dei video lì. E niente, ovviamente io boh, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi che gioie avete avuto nella vostra vita, se ne avete avute o se sono solamente disagi. E niente, vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto.
commentare ed iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi i futuri video. Intanto vi invito anche a condividere perché, come sapete, ai 1000 iscritti mi tingerò i capelli di rosa e siamo quasi ai 200 quando sto registrando questo video, quindi let's go! Ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, va, che io adesso vado a morire felice.